Dall'Europa all'immigrazione, dal lavoro al mezzogiorno, dalle riforme alla lotta alla mafia e alla corruzione, il Presidente della Repubblica non risparmia alcun tema nel suo intervento nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Non possiamo dimenticare che il lavoro per tutti è un principio della nostra Costituzione. È un obiettivo ambizioso, certamente, ma senza ambizione non c'è politica. La politica è la capacità di fare scelte nell'immediato, contingenti, nel possibile, di fare i passi che è possibile fare, ma sempre nell'ambito di una visione di ideali lungimiranti, profondi nel futuro. Regole e diritti, tutti devono rispettare la Costituzione senza straripare dai confini. Un avvertimento a questi partiti che in più occasioni provano a trascinare il colle nell'arena politica con richieste irricevibili di bocciare o mettere veti a leggi non gradite. Nessuno, tantomeno il Presidente della Repubblica, che non ha poteri di scelta politica, è, per usare la sua metafora, un uomo solo al comando nel nostro paese. Non è possibile in democrazia. Mattarella inoltre avverte che il processo di riforme istituzionali deve andare avanti, coraggio e saggezza. Invece il capo dello Stato chiede all'Europa per l'emergenza immigrazione, mentre sulla lotta alla corruzione non bisogna mai abbassare la guardia. Ma l'Italia che desidera il Presidente della Repubblica è quella di un paese che guarda sempre in avanti. Nella Bibbia la moglie di Lot diventa una squadra, una statua di sale perché guarda indietro. Non dobbiamo compiere questo errore, né in Italia né in Europa. Dobbiamo guardare avanti, progettare il futuro, perché questa è la strada per governare bene anche il presente.